Amici appassionati di motori, un saluto da Fiammetta alla Guidara, buongiorno e buona domenica dal circuito di Monza, dove siamo pronti per la prima gara di questo ACI Racing Weekend e si tratta della Top Jet Formula 2000 Italian Trophy, che è già schierata in griglia di partenza, tutto è pronto per il primo start di questa giornata e noi adesso andiamo subito in griglia e diamo il buongiorno alla nostra Camilla Ronchi. Ciao Camilla. Ciao Fiammetta, buongiorno e buona domenica. Beh, il colpo d'occhio è proprio quello delle grandi occasioni, quasi 40 vetture in griglia e devo dire la temperatura di questa mattina è sicuramente più in sintonia con una giornata di novembre rispetto a ieri quando c'erano 20 gradi, ci sono 10 gradi, la temperatura dell'asfalto è sui 17, ma andiamo subito a parlare con i protagonisti, partiamo dalla terza casella mentre lì davanti sono Aregger e Zöller che sono i protagonisti della Formula Dexter, ma parlando di Top Jet parliamo con Dino Rasero. Dino Rasero, terza casella, ieri una bella prestazione anche se subito dopo la gara ti ho incrociato, mi ha detto potevo andare meglio, quale sarà il tuo approccio oggi Dino? Sì, in effetti ieri non è andata esattamente come speravo. Ovviamente la posizione in campionato fa un po' di tara mentale nel cercare di prendere magari qualche rischio in più, per cui alla fine ho gestito abbastanza la gara per poter arrivare in fondo in una buona posizione di punti. Oggi cercherò di fare meglio e di divertirmi, soprattutto ricordandosi che siamo qui proprio per questo, per divertirci. Grazie Dino, vediamo se riusciamo a raggiungere, se chiedo gentilmente ai miei fedeli scudieri di seguirmi, vorrei fare una battuta velocissima se riesco con Renato Papaleo che ieri ha fatto veramente una bellissima gara, gli diamo il benvenuto al rientrato dopo 2 anni mi sembra di astinenza, Renato ieri è ripartito alla grande. Sì dai, stiamo riprendendo un po' i meccanismi di gara, di guida, non è facile, però stanno tornando le vecchie sensazioni, speriamo oggi di far bene. Grazie a Renato Papaleo, in quinta casella c'era Andrea Benali che ha vinto ieri, a te Fiammetta, buon divertimento e buona gara. Grazie Camilla, io vado subito a dare il buongiorno e il bentornato in cabina di commento a Piero Longhi. Ciao Piero! Ciao, ciao a tutti! Allora, siamo pronti per una gara che sicuramente ci farà emozionare, il Top Jet Formula 2000 Italian Trophy che in questo weekend Brianzolo fa il record per quanto riguarda la griglia di partenza perché sono tantissimi piloti presenti, si sono presentati addirittura in 40 alle verifiche, intanto andiamo a vedere le inquadrature per Thomas Aregger con la pole position, il numero 12, ricordiamo che la qualifica, i secondi migliori tempi della qualifica vanno a determinare la griglia di partenza di gara 2 che è quella che stiamo per vedere. Sandro Zeller che appunto ieri era partito in pole position ereditandola da Bernardo Pellegrini che è assente, ma adesso vi spiegheremo meglio, intanto leggiamo assieme in grafica la griglia con Aregger e Zeller in prima fila, Rasero e Minelli in seconda, Benali e Bolen in terza fila, Papaleo e Tapinos in quarta e poi Cimarelli e Liotti, Luderer e Reutemann, Albanese e Balestrini in settima fila e poi Berto e Palumieri, Solfaroli e Marinaro, Saglio, Masci in decima fila, Roccadelli e Panebianco in undicesima, Turchetto e Berta in dodicesima, De Toffoli e Puzzi in tredicesima, Gorlato e Munger in quattordicesima fila, Candio e Rinaldi in quindicesima, Neri e De Virgilis in sedicesima, Scibi e Mikl in diciassettesima fila. Tantissimi nomi nuovi, Piero, perché questa gara vede assieme 3 serie, come dicevamo ieri. Sì, 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 hai detto bene, c'è quindi sempre la Top Jet Formula 2000, la serie di Drexler austriaca che è sempre in questi ultimi anni è sempre affiancata a noi, quest'anno c'è la da Luca Panizzi con ACI ci ha portato a questa griglia e anticipo anche che il prossimo anno saremo ancora più uniti perché probabilmente la serie si fonderà completamente e quindi diventerà una cosa unica soprattutto col regolamento e con le classifiche, questo era l'intento nostro dopo questo primo anno di sperimentazione sì, dove è andato oltretutto molto bene. Visto oltretutto quello che è successo quest'anno, devo dire che siamo veramente molto contenti, come vedi la griglia
è numerosa. Diciamo. Infatti è vero, con grande spettacolo una volta che il semaforo si spegne. Ricordiamo quindi, dicevamo, assente Bernardo Pellegrini. Sì, che era in pole position e purtroppo ha avuto già un problema nelle qualifiche. In effetti è stato veramente molto bravo, perché ha fatto la pole position con solo 3 giri. Io non sapevo effettivamente cosa potesse essere successo, perché ho detto vabbè, sì che è in pole position, ma strano che si fermi dopo solo 3 giri. In effetti poi ha avuto un problema meccanico molto importante che non ha risolto durante la notte, quindi ha dovuto arrendersi, direi punti persi molto pesanti, perché in effetti ieri Dino Rasero e Andrea Benalli si sono, addirittura Dino Rasero è passato in testa al campionato dopo gara 1, Benalli si è avvicinato molto, quindi c'è anche gara 2, però diciamo che niente è finito, perché noi ci manca ancora una gara e quindi l'ultima gara sarà molto molto bella, perché ci sarà un campionato ancora molto molto aperto. Apertissimo. E tra l'altro ricordiamo che l'ultima gara avrebbe dovuto essere in calendario tra, credo, 15 giorni sul circuito di Andria. Ma è stata annullata quella tappa, sì. E quindi da adesso state ricollocando l'ultima tappa del campionato su un altro circuito. Potrebbe essere a Misano il 29 di novembre. Se non riusciamo ad andare a Misano, potrebbe essere anche a Varano, sia il 21 o il 29, comunque entro fine mese sicuramente chiuderemo il campionato. E vi ricordo che sul sito ufficiale dell'F2000 Italian Trophy potrete trovare tutti gli aggiornamenti e naturalmente anche sulla pagina Facebook, quindi per sapere quando sarà il prossimo round e quello conclusivo che andrà ad assegnare i titoli. Intanto vediamo il warm-up lap. Su una pista che, ecco, come diceva Camilla, le temperature in effetti non sono come quelle di ieri pomeriggio di gara 1. Questo Piero può ovviamente incide sicuramente, quindi potrà, diciamo, incidere anche sul cautela dei piloti. Hai ragione, infatti almeno lo spero. Ai miei piloti ho detto stamattina di tenere presente questo fatto, perché ieri abbiamo corso alle 3 del pomeriggio con 17-18 gradi. Devo dire che stamattina siamo fortunatissimi, perché per essere l'8 di novembre la nebbia non c'è, e comunque la temperatura è sì bassa, ma sicuramente non bassissima, quindi temperatura d'asfalto, come ha detto Camilla, 17 gradi. Sì, qui noi abbiamo un monogomma, quindi non è una gomma morbidissima, e quindi sicuramente la prima staccata devono stare molto attenti, perché le gomme non sono sicuramente in temperatura, quindi ci vorrà almeno un giro, due giri. Adesso hanno fatto un giro di warm up, ma non a questa velocità qua, non serve. Oltretutto Monza ha dei rettilinei molto lunghi, ha poche curve d'appoggio, e quindi le gomme si raffreddano veramente tanto. Quindi niente, la prima frenata soprattutto sarà molto critica, soprattutto per i primi, perché invece gli ultimi, con tutte queste macchine, addirittura qualcuno si potrà anche quasi fermare, perché logicamente l'effetto delle tante macchine porta, perché la prima staccata si passa da 200 quando sono in pieno rettilineo a 260 all'ora, una curva da 60 all'ora, quindi puoi immaginarti che frenata con 37 macchine, con questo imbuto. Gli ultimi devono veramente stare attenti per beccare il punto di frenata, che non è così semplice. Esatto. Quindi bella impegnativa. Bisogna guardare molto bene i cartelli, perché davanti, con tutte queste macchine qua, la curva non la vedi. E quindi vedete anche sulla sinistra, i vostri teleschermi, ci sono ovviamente i cartelli che indicano i 200, i 150, i 100 metri. Sì, quelli sono molto importanti, soprattutto quando hai delle vetture, tante vetture davanti a te. Allora, ci siamo, Piero, perché è tutto pronto. Siamo in diretta dal circuito di Monza con Thomas Hareger in prima fila, in pole position, e a destra dei vostri teleschermi con la livrea rossa, mentre con il numero 44 c'è Sandro Zeller, e poi Dino Rasero e Marco Minelli immediatamente alle loro spalle. Verde. E la bandiera verde che dà il tutto che è nel punto dello schieramento. I motori vanno al massimo, il semaforo che si accende e poi si spegne per dare il via libera alle ostilità. C'è subito una partenza, un picotone anche dalle... abbiamo un pilota che è rimasto invece astallato, fermo in griglia di partenza, tutto regolare per fortuna, comunque per tutto lo start. Bene, vediamo, ecco, qualcuno è arrivato lungo. Una staccata, hanno bloccato le ruote. Qualcuno è arrivato lungo, ma penso niente di grave.
Mi sembra Zeller comunque che sia andato al confermato Zeller, ha bruciato Arenga 0. Si è intromesso con lui, ha fatto una partita. Alla vettura, quindi abbiamo Zeller, Regger, Rasero e 41 che ha fatto una partenza, Cimarelli che ha fatto una partenza incredibile, perché era nono quinto in linea. Ha fatto veramente anche, anche ieri, qualcuno che sì, è finito in testa coda ed è sta rientrando in gara. Beh, direi che comunque, considerando le condizioni, bravi tutti, perché non era così facile. Quindi no, parlando di Cimarelli e Zeller, vi ricordo, sì, questo è il numero 111, Saglio Simone della Formula X con la Formula 4. Non sappiamo se era quello fermo in griglia, probabilmente sì, perché abbiamo visto una vettura che aveva stallato e non era riuscita a prendere il questa è una situazione via. Molto pericolosa, per fortuna era comunque nelle ultime posizioni, perché fosse stato nelle prime, sono vetture ferme che essendo molto basso tu non vedi poi molto avanti, e quindi è una situazione veramente pericolosa. Parlando di Cimarelli e Zeller, ieri è stata una cosa strana, perché quando era rientrata la safety car che era entrata per il discorso dell'olio, praticamente ti ricordi che sono entrati sia Zeller che Cimarelli, che tutto erano primo e terzo assoluto, sono entrati in box, e poi siamo venuti a sapere che Cimarelli purtroppo aveva avuto un problema al cambio e Zeller un problema al motore, e quindi ecco perché erano rientrati e quindi avevamo perso le posizioni. Comunque molto bravo di nuovo Cimarelli, perché praticamente è secondo e terzo assoluto. Eh sì, adesso attendiamo che si ad aggiornare il nostro momento dei tempi, avvisiamo anzi dalla regia, perché non abbiamo l'aggiornamento del monitor dei tempi, credo forse però neanche loro, perché non li vedo in grafica. Sì, un problema del cronometraggio, ci stanno aggiornando, quindi vediamo, intanto commentiamo a vista insieme a voi. Qui vediamo Papaleo che dovrebbe essere, Papaleo che ha passato Minelli. Quindi al momento abbiamo Regger, Zeller, ecco vediamo Zeller. Forse Marco Minelli sicuramente Marco Minelli c'ha qualche problema, perché sta andando molto molto lentamente, non sappiamo se si è toccato con qualcuno o... Vediamo. Qui ho un aggancio, dovrebbe essere Antonio Rinaldi con una... Comunque siamo in regime di safety car. Sì, infatti. Entra adesso la safety car. Sì, il cronometraggio non si è ancora aggiornato, quindi adesso con la safety car. E intanto vediamo le inquadrature per la vettura numero 3 e Giancarlo De Virgilis. Sì, della Formula X. E adesso senza il cronometraggio facciamo anche fatica a capire esattamente come sono le posizioni e le classi. Adesso Marco Minelli, che avevamo visto andare molto lentamente, sembra è ancora in pista, vediamo se per caso si ferma o no, però ho idea che probabilmente rientrerà ai box, perché aveva rallentato vistosamente. Allora, vediamo intanto che stanno procedendo le operazioni di recupero. Marco Minelli probabilmente, se si mette in quella posizione, dovrebbe entrare in box. Non sappiamo se ha avuto un contatto o qualche altro problema. Peccato, intanto, come ci diceva Piero Longhi, gara da affrontare un po' con cautela, ovviamente per quanto possibile, perché bisogna mediare tra l'aggressività della competizione e comunque la prudenza nel rimanere in pista, che non è assolutamente facile soprattutto per alcuni piloti che non conoscono Monza. Come vedete Marco Minelli si è fermato, tira via il volante, quindi vuol dire che c'è qualche problema grosso. Andremo a vedere cosa è successo. E niente, allora sempre in giro di safety car, probabilmente ci sono delle vetture che sono da sistemare. Vediamo se in questo giro rientrano.
E intanto qui è il numero uno che è Rutman, seguito da Berto, mi sembra, e, però non vediamo le... Aveva i sorpassi fin da subito, hanno guadagnato posizioni. Questo è arrivato molto lungo, secondo me non ho visto la vettura nera che è arrivata lunga e se per caso ha preso, mi sembrava una vettura bianca, può darsi Minelli, infatti sembrava, può darsi Minelli, sì. E quindi è per questo che poi ha dovuto rallentare così vistosamente. Adesso regime di safety car, continua naturalmente a correre il tempo, non vediamo neanche il countdown, in realtà il nostro monitor dei tempi è tutto frizzato, ma dovrebbero essere trascorsi circa 8 minuti dall'inizio della gara. Ma intanto andiamo subito in pit lane con la nostra Camilla Ronchi, che è proprio con Minelli, che potrà spiegarci quindi che cosa è successo. Marco, ti abbiamo visto giustamente contrariato, ci spieghi cosa è successo? Beh, diciamo che c'era un gentleman agreement tra di noi, la prima staccata, di cercare di usare un po' di cautela, e uno mi è venuto quasi sopra praticamente, mi ha danneggiato la parte laterale della macchina, ma riuscivo a continuare, solo che dopo la terza curva ho visto che la macchina aveva degli spostamenti interni. Lasciamo la linea a Fiammetta, che sta ripartendo la gara e poi torniamo, ok? Marco? Il pedale del freno andava giù e quindi non riuscivo più, dovevo dare due pompate per frenare e non me la sono sentita di continuare. Era troppo pericoloso continuare in quelle condizioni e purtroppo la gara è andata. Grazie. Grazie Camilla, quindi avevi visto bene più che altro tu Piero, perché si tratta proprio di Minelli che è stato colpito alla prima variante. Una vettura nera che è arrivata molto lunga in effetti, in frenata. Intanto incolpevole Marco, sì. Purtroppo. Peccato, perché poi in effetti ha visto che ha ripreso, ma come ha detto lui aveva sicuramente questo problema ai freni, che a Monza direi che con un problema ai freni è difficile continuare. Immagino. Con le frenate che ci sono infatti. Abbiamo visto la ripartenza, quindi vabbè, sempre Zeller davanti, sì. Ho visto Cimarelli scatenato anche alla ripartenza. Noi siamo ancora senza il monitor dei tempi, ma anche voi che ci seguite da casa secondo Cimarelli, terzo Regga, quarto Rasero, quinto Papaleo, mi sembra. Facciamo un po' veramente fatica. Benalli dietro a Renato Papaleo di sicuro. Quindi in questo momento abbiamo Dino Rasero in testa alla Top Jet e Franco Cimarelli in testa alla FX, mentre per la Drexler c'è Zeller con la Regertes terzo. Purtroppo non possiamo darvi l'aggiornamento sulle altre classi perché non abbiamo ancora l'aggiornamento del cronometraggio. Sì. Che... adesso vediamo a Regger che affianca Cimarelli, i due sono di due serie diverse, quindi però come sai il pilota va bene che la serie, ma l'assoluta è sempre l'assoluta. È vero, infatti guardate, prova di nuovo la staccata, e però è bravo Regger, anche bravo Cimarelli alla fine a non insistere, perché come ho detto prima, la prima variante è veramente molto stretta, molto lenta. Adesso però prende la scia, non è detto che ci ritrovi alla roggia, infatti, e anche all'interno, però a Regger è un osso duro. Riesce Cimarelli a portarsi in seconda posizione. Franco Cimarelli si butta dentro e riesce a concludere la sua missione di portarsi al secondo posto assoluto alle spalle del velocissimo Sandro Zeller, che si è un po' avvantaggiato da queste schermaglie, ha preso qualche metro di vantaggio nei confronti degli inseguitori. A questo punto vedremo se Cimarelli proverà anche ad attaccare la prima posizione assoluta. Quindi Dino Rasero è primo, il secondo dovrebbe essere Renato Papaleo, che sta facendo un garone, due anni e mezzo fermo al rientro senza aver fatto test, ha provato la macchina solo alle prove libere, quindi devo dire che l'avvocato
avvocato volante. L'avvocato volante si sta difendendo molto bene, anche molto bene Benalli, che è dietro a Renato Papaleo. Purtroppo non sappiamo le classi dietro, sia per quanto riguarda la Formula X che per quanto riguarda la Top Jet. Vediamo che adesso Renato si sta combattendo, sta cercando di passare, ma penso una formula della serie austriaca. Vediamo che adesso in uscita e Benalli è dietro praticamente al 69, che sì, della Dragster. Il numero 69 si tratta di Liotti Salvatore, che è della Formula X, molto molto forte, con una Formula Abarth. Quindi abbiamo un orso duro in questo caso, anche se poi sono di due serie diverse. Qui con il 33. Numero 33 abbiamo Marinaro Salvatore, che è il pilota che ieri è partito dai box perché era arrivato un po' in ritardo. Tanto molti sorpassi. Bella gara, e intanto continuano le scarmaglie con Thomas Hareger, che non si arrende assolutamente e cerca il sorpasso, cerca di ricambiare quindi il sorpasso su Franco Cimarelli, che è in seconda posizione assoluta. Come dicevi Piero, sono due classi diverse, ma ovviamente poi una volta che si è in pista l'obiettivo è arrivare davanti agli avversari. Anche se ci sono in lotta, vediamo qua praticamente Cimarelli che ha ripassato a Hareger, quindi se ne stanno un po' dando tutte e due di santa ragione. Come ti dicevo, questi due piloti sono di due serie diverse, però Cimarelli non ci sta ad arrivare dietro, e quindi sicuramente, anche perché Cimarelli comunque è, mi sembra, la prima gara che fa della Formula X quest'anno, quindi non è in lotta sicuramente per il campionato. C'è un attacco, ma io penso che lo lasci passare, perché Bohlen non è, è della serie austriaca, quindi come ha detto prima Dino Rasero, è in prima posizione assoluta per la Torcia, per lui sono punti veramente molto pesanti per cercare di prendere il largo rispetto a Bernardo Cimarelli. Intanto Cimarelli con Hareger di nuovo, gli prende la scia. Adesso però è all'esterno, ecco. Sì, costretto quindi ad accodarsi in questo caso, e Dino Rasero dietro, che anche lui era all'attacco di Bohlen, ma io penso che comunque lo lasci andare, perché comunque dietro di lui Renato è a qualche secondo. Ci scusiamo con gli amici che ci seguono da casa, ma che possono verificare loro stessi, perché sul anche sul live timing Alcamel Systems di Monza non c'è il cronometraggio. Qui vediamo Berto della serie della Top Jet, il primo in classifica della Formula 3 AM, e ripassa Cimarelli davanti, seconda posizione assoluta. Che schermaglie, che bagarre, che gara. Oltretutto non sappiamo, Fiammetta, nemmeno i tempi. Il tempo alla fine della gara, sinceramente. Ah no, questo è comparso. Adesso Benalli. Peccato, il vincitore della gara di ieri, sì, per quanto riguarda il Formula 2000 Italian Trophy, alle spalle di Thomas Hareger, che ha vinto Andrea Benalli, sì, anche perché anche lui era comunque in lotta al campionato, ieri ha vinto portandosi, era in terza posizione assoluta, ed è in terza posizione assoluta, questo stop sicuramente anche Renato Papaleo c'ha qualche problema. Sì, quindi fermo in questo momento in pit lane. Intanto guardate, continua la lotta per la seconda posizione assoluta con Hareger, il vincitore della gara di ieri, che non ci sta ad essere in seconda posizione. Prova ancora il sorpasso, traiettoria che in questo momento sembra favorevole ad adesso Hareger. Adesso sono affiancati, nessuno sfrutta la scia, quindi le macchine dovrebbero andare quasi uguali. Infatti vedi che sono lì. Sarà poi alla frenata, però c'è Papaleo in questo momento. Sicuramente li lascia andare, giustamente. Va a dire blu perché giustamente stava rientrando dai box, dalla pit lane, e quindi correttamente Papaleo li lascia passare, tutto ok. Quindi anche la prima variante, temutissima prima variante di Monza, e vediamo che si è avvantaggiato leggermente. Adesso non ha più la scia Franco Cimarelli, quindi è molto probabile che Hareger poi quindi prenda un pochettino di vantaggio. Qui vediamo il Formula Renault della Formula X,
non vediamo i numeri, quindi non sappiamo esattamente i piloti. Qui abbiamo un problema per il numero 69, che ecco, Salvatore Liotti. Deve aver fatto qualche contatto, peccato perché era in una posizione ottima. Torniamo sulla diretta. Come avete visto c'ha l'alettone anteriore rotto, quindi probabilmente si fermerà i box, anche se poi la sostituzione per, in una serie così, come la nostra, non è così semplice e veloce. Però senza l'alettone anteriore la macchina perde veramente di tanta aderenza. È vero, quindi... Vediamo sempre Dino Rasero in testa alla Top Jet, seguito da Bohlen, anche loro sono in lotta. Kurt Bohlen che esce dalla scia del team Zeller, stessi colori infatti di Sandro Zeller, che non vediamo perché si è involato praticamente al comando, un po' nel suo stile. Mamma mia che bagarre, il ragazzino, ecco, adesso prendersi, ha preso vantaggio, un pochettino di vantaggio Dino Rasero su Kurt Bohlen, invece per un doppiaggio che è un ragazzo di minorenne, la sua prima esperienza qui a Monza con una Formula 4 BMW. Dino Rasero intanto passa Papa Leo, sì, che è doppiato perché si era fermato in box, abbiamo visto la macchina alzata dietro, non sappiamo, poi sentiremo dalla sua voce cosa è successo. Quindi Dino Rasero adesso prende un po' più di respiro, pochettino di vantaggio su Bohlen, sempre Zeller, sempre in testa, seguito da Cimarelli che sta facendo veramente una gara incredibile, primo della Formula X e soprattutto dopo la sfortuna di ieri si sta meritando questa prima posizione della Formula X, seconda posizione assoluta. 8 minuti e mezzo, intanto lo scadere del tempo regolamentare e poi ancora un giro, ci scusiamo con gli amici da casa, noi siamo senza servizio di cronometraggio, quindi non possiamo darvi gli stacchi, non possiamo darvi le posizioni oltre quelle che possiamo vedere a occhio chiaramente, quindi potete verificarlo anche voi sul sito lifetiming.alcamelsystems.com, è tutto frizzato, non abbiamo quindi disponibilità di potervi dare anche velocità e tempi su giro. Ce ne scusiamo appunto con gli amici che ci seguono da casa, ma siamo incolpevoli di tutto questo e siamo certi che i cronometristi si adopereranno per fare chiaramente quanto prima possibile tutta le operazioni per poter ripristinare il servizio. Vediamo di cronometraggio. Zeller che passa un altro doppiaggio e primo senza problemi, con parecchi secondi di stacco. Doppiato Tapinos della formula della serie austriaca, quindi sempre Zeller in testa, vediamo Cimarelli secondo assoluto, primo della Formula X e terzo assoluto Rasero, primo della Top Jet Formula 2000. Per quanto riguarda le altre classi non riusciamo effettivamente a vedere chi c'è davanti o chi c'è dietro. Tapinos che arriva lungo alla seconda variante, ecco, vediamo Cimarelli che è in questo momento col numero 41 è terzo assoluto, perché penso, mi sembra che a Regger è passato. Qui c'è sempre il doppiaggio della numero 111 quella che abbiamo visto stallare al via e che poi è partita dal pit lane, quindi non sappiamo se Salvatore Liotti, che aveva rotto l'alettone, si è fermato o ha continuato, visto comunque che alla fine non mancavano tanti giri, anche se poi senza alettone davanti la macchina diventa veramente difficile da guidare, quindi semmai sarà davvero molto indietro. Quindi a Regger secondo, comodo, il numero 41 Cimarelli terzo e dovrebbe essere assoluto e dovrebbe essere quarto Dino Rasero. Intanto le inquadrature proprio sono per Thomas Regger, il vincitore della gara di ieri, che però in questo caso è secondo alle spalle di Sandro Zeller, che non vediamo inquadrato, quindi non abbiamo idea di quanto sia. Eccolo qua, distante. Salvatore Liotti, eccolo. Quindi ha fatto tutto da solo, ho idea, sì. Sì. Molto bravo Rally, praticamente qui è andata. Sì.
Però sì, in questo momento la Lettone sembra... Però è rimasto in ghiaia. Sembra, sì. Sembrava a posto, strano. Vorrei che fosse un'uscita poi successiva al problema della Lettone. Io mi auguro. La parte della sinistra che non si vedeva. Vediamo intanto... Qui sono le Formula Renault. Con il numero 30 abbiamo Andrea Masci, che abbiamo visto... Con le Formula Renault. Sono in lotta con le Formula Renault. Ieri hanno fatto con la Formula X veramente una bella lotta con questo tipo di vetture, che vi ricordo sono decisamente inferiori sia per l'aerodinamica che per il motore alle Formula 3. Stanno andando doppia bandiera gialla. Sì. Allora Salvatore Liotti, che dopo che è uscito alla seconda di Lesbo, dopo al problema avuto con l'alettone, provarsi che se non è stato cambiato l'alettone, il fatto di fare quel sottosterzo alla seconda di Lesbo è abbastanza normale se gli manca quell'appendice lì. Ecco perché. Quindi allora, regime di safety car quando mancano 4 minuti e mezzo allo scadere del tempo regolamentare. A questo punto non so se riusciranno a farla ripartire, perché era in quella posizione lì. È vero, a Monza sono veramente molto bravi nel recuperare le vetture. Vediamo che secondo però la Lettone sembrava a posto, o forse ha fatto un errore. È che è stato molto sfortunato, perché si è fermato proprio nella ghiaia e quindi le ruote posteriori poi hanno iniziato a girare e non è riuscito a uscire. Allora, adesso qui che vanno un pochino più piano, quindi vediamo sempre Zeller davanti, Cimarelli che è passato di nuovo secondo, quindi Zeller, sono dei doppiati, quindi c'è Regger secondo, terzo Cimarelli con numero 41, e vediamo... Qui facciamo fatica veramente a vedere i numeri. Dino Rasero dovrebbe sono essere... Sono arrivati i tempi. Eccoli qua. Quindi confermiamo Zeller, Regger secondo, Cimarelli terzo, Saglio Simone quarto, ma secondo me è molto strano, Bolen quinto e sesto Rasero. Saglio non può essere il numero 111, essere, no. Che è quello che quindi, aveva stallato in partenza. Secondo me queste sono le posizioni attuali dietro la safety car. Però non sono quelle di classifica. No, quindi dovrebbe essere quarto Bolen assoluto, sì. Quinto Rasero e primo della Top Jet. E poi andiamo Marinaro Salvatore. Ce lo danno ottavo, però ripeto, non sono sicuramente le posizioni di classifica. No. Questa è la situazione intanto per quanto riguarda le prime posizioni. Manca pochissimo lo scadere del tempo regolamentare, vediamo se riusciranno a fare almeno un altro giro prima della bandiera a scacchi. Sarebbe davvero interessante, perché chiaramente adesso, essendo stati tutti ricompattati dalla safety car, sarebbe un giro estremamente sprint. Intanto c'è una penalità di 10 secondi per la vettura numero 20, che è quella di Danny Luderer, per aver causato una collisione. E giustamente i commissari e gli ufficiali di gara sono sempre attentissimi a direzione gara, non si lascia sfuggire niente, ed è pronta giustamente a sanzionare le irregolarità che dovessero verificarsi. Si procede ancora nel regime safety car. 2 minuti e 40, ma può darsi che forse un giro o due si riesca a fare, un giro forse. Ricordo che allo scadere dei minuti rimane il primo giro, quindi quando il primo passerà lo zero sul traguardo mancherà solo un giro alla chiusura del nostro. Quindi davvero manca. Vediamo l'82 con la parte dietro. Questa è una situazione molto pericolosa, perché il piccolino posteriore può veramente andare sulla vettura che segue. Si tratta di sì, è col Formula Renault della serie austriaca, che è appunto iscritto anche nella nostra serie Top Jet. E infatti gli arriva la segnalazione della bandiera nera con il disco arancio. Questa segnalazione è il segnale che la macchina deve rientrare, perché c'è una condizione di pericolo. Peccato, perché già anche ieri è uscito di strada al terzo giro e quindi non è riuscito a fare la gara. Diciamo che comunque, mancando un minuto,
rimane comunque in classifica, però sicuramente perderà delle posizioni Florian Murger. Qui vediamo Renato Papaleo che comunque è ormai doppiato, che è dietro a Dino Rasero. Sì, ecco, ci sarà due giri. Almeno due giri, c'è la ripartenza. Quindi oltretutto nella ripartenza è stato molto molto bravo Zeller, perché gli altri si sono fatti un po' sorprendere, ma a causa dei doppiati si sono fatti un po' sorprendere, sì. E qui c'è subito un dritto, la prima famigerata, variante davvero impegnativa. Vediamo Dino Rasero con dietro Renato Papaleo e a seguire le Formula Renault della Formula X. Sicuramente giusta, in mezzo secondo me ci sono sicuramente dei doppiati, speriamo di avere la classifica finale alla fine, perché più che altro per le premiazioni. Esatto, intanto attenzione lì dietro, un pendolo direi che è stato governato veramente bene. Alla grande, sì. E intanto continua la bagarre tra Civarelli ed Aregger. Civarelli si è di nuovo accodato dopo essere transitato leggermente davanti al suo avversario. Molto bene, vicino anche lui. Qui abbiamo Tappinos che è doppiato, 111 salve che è doppiato. Adesso vabbè, il gruppo si era compattato però effettivamente adesso facciamo fatica a capire la classifica. Roccadelli lo vediamo in undicesima posizione assoluta, Berto, Roccadelli della Formula X, Berto della Top Jet per la classe AM, Marinaro Salvatore lo vediamo ancora dentro in ottava posizione, però confermo che secondo me è una classifica a fine gara vedremo la situazione. Inizia sicuramente intanto l'ultimo per giro. I primi, infatti, ecco, per i primi siamo sicuri, esatto. con Zeller davanti, Aregger secondo, Cimarelli terzo e Bolen quarto Rasero. E Rasero dovrebbe essere quinto e primo della Top Jet. Questa sicuramente è la situazione della Top 5. Per il resto ci scusiamo con gli amici da casa, ma nel conteggio di cronometri presi anche i doppiati, che però non sono considerati come tali fino a questo momento. Intanto la prima un po' di tra Berto e le vetture di Formula Renault mi sembra. Tappinos che è sicuramente doppiato e Renato Papaleo che sappiamo che è doppiato perché si è fermato, Berto che si sta giocando la sua classe. Mamma mia! Adesso Indiaia dovrebbe uscire senza problemi. Anche un ultimo giro scatenato l'ultimo giro. Compattati dalla safety car, mentre Sandro Zeller ha veramente una marcia in più. Sì. Perché... Ma oltretutto nella ripartenza probabilmente c'erano dei doppiati tra lui e Cimarelli che si sono fatti molto sorprendere, sì. Quindi Cimarelli, Zeller ha preso il largo e non c'è stata più storia, come vedete davanti bene, ormai c'è solo l'ultima curva, la parabolica, e poi c'è la fine della corsa. E quindi la bandiera scacchi che attende, mentre intanto la regia ci mostra il replay dell'uscita di Berto. Di Giorgio Berto, che è stato molto bravo perché lì c'è la ghiaia all'esterno, è facile andare in testa a coda, invece come vedete ha tenuto la macchina dritta ed è riuscito a uscire. Sarebbe stato un peccato l'ultimo giro, anche perché lui è in testa alla classifica M, e quindi sicuramente è anche in testa in questa gara la classifica M. E intanto l'arrivo, la bandiera scacchi che ha sancito la fine delle operazioni e la fine della gara con la vittoria di Sandro Zeller, Thomas Aregger in seconda posizione, Franco Cimarelli in terza piazza, Kurt Bohlen è quarto, Dino Rasero è quinto. Questa è sicuramente la situazione per le prime cinque posizioni. Dopo la classifica ci dà l'Uder, non ci sbilanciamo perché effettivamente mi sembrano delle posizioni molto strane, anche se effettivamente però nella gara non sono successe cose a parte qualche ritiro e qualcuno che si è fermato ai box,
Sì, non lo so, aspettiamo fine gara. Dopo la gara aspettiamo la classifica finale ufficiale, perché in questo momento vabbè, abbiamo a seconda delle varie classi Zeller che ha vinto la serie austriaca, Cimarelli la Formula X e Rasero la Top Jet. Poi a seguire Marinaro che è secondo della Formula X e il primo della Formula 2000, Roccadelli, e questo ci può stare perché è un pilota veramente molto veloce, nelle gare di quest'anno è andato veramente forte, e Albanese con la Formula 4 che è decimo assoluto, Palumieri undicesimo sempre col Formula Renault, Albanese con la Formula 4 Abarth, Saglio con la Formula 4 Abarth, poi abbiamo Mitchell che è della serie austriaca che è con un Formula Renault, Giorgio Berto che dovrebbe aver vinto, anzi ha vinto sicuramente la classe AM, e Puz secondo di classe M, e poi a seguire c'è Masci, Turchetto, Gorlato, però ripeto, effettivamente non sappiamo se questa è la classifica ufficiale. Abbiamo avuto un problema con il cronometraggio fin dal via e soltanto nelle ultime fasi si è materializzato il monitor dei tempi, quindi non sappiamo come siano stati conteggiati i doppiati, ce ne scusiamo con gli amici che ci seguono da casa, ma abbiamo a disposizione gli stessi mezzi che avete anche voi, potete verificare dal cronometraggio online che potete vedere dal sito di ACI Sport o dal sito dell'Autodromo Nazionale di Monza, dal quale stiamo trasmettendo in diretta questa gara 2 del Formula 2000 Italian Trophy, penultimo round della stagione. La vittoria assoluta dello svizzero Sandro Zeller con Thomas Areger in seconda posizione, sono entrambi i protagonisti della Drag. Ecco che si è materializzata la classifica vera, Piero. Questa è quella giusta? Ho visto un cambio di schermata, dovrebbe essere giusta. Sì, questa potrebbe essere anche quella giusta. Anche se il 111 giusta. È sempre in dodicesima posizione, non mi sbilancio. No, nemmeno io, sinceramente, anche perché abbiamo visto veramente tanti cambi di classifica. E intanto ecco che vediamo... Mi sa che la classifica ufficiale ovviamente la vedremo alla fine, dopo la gara. Dopo la gara, quindi rinviamo... Spero prima della premiazione. Rinviamo direttamente gli amici che ci seguono da casa ad andare sul sito del Formula 2000 Italian Trophy e sulla pagina Facebook che è costantemente aggiornata per sapere con precisione tutte le posizioni per quanto riguarda sia il Formula 2000 Italian Trophy, la Top Jet, sia per quanto riguarda chiaramente la Drexler Cup e per quanto riguarda la Formula X, perché vi ricordo che in questa occasione c'è stato questo gemellaggio con le tre serie. Qui ci diceva Piero Longhi, il prossimo anno dovrebbe diventare una consuetudine dopo questa sperimentazione che è stata molto molto positiva. Gli highlights di gara 2 del Top Jet Formula 2000 Italian Trophy, la griglia di partenza determinata dai secondi migliori tempi in qualifica, Areger è in pole position, Sandro Zeller parte in seconda posizione ma è il primo ad inserirsi nella prima variante, una prima variante leggendaria e micidiale dove vedete c'è subito già qualche dritto, la bagarre inizia subito incandescente anche se le temperature non sono proprio l'ideale per gli pneumatici, c'è qualche contatto e l'uscita di Salvatore Liotti che porta al safety car e dopodiché si riparte con due giri davvero sprint, la gara verrà vinta da Sandro Zeller con Thomas Areger in seconda posizione dopo una lunga, questa è l'uscita che vedete di Salvatore Liotti, c'era stata prima una safety car per l'uscita di De Virgilis, vince Sandro Zeller davanti appunto a Thomas Areger con la terza posizione di Franco Cimarelli, i due sono stati in bagarre per tutta la gara con Cimarelli a lungo in seconda posizione e alla fine sul terzo gradino del podio dell'assoluta, ma primo per quanto riguarda la Formula X, mentre Kartbolen chiude in quarta piazza, Rasero è quinto e primo del Formula 2000 Italian Trophy.
Niente, allora. Bella gara, peccato per il cronometraggio perché effettivamente abbiamo fatto fatica e adesso andrò a vedere quale sarà la classifica ufficiale, a parte i primi, che sicuramente è quella giusta. Più che altro è per le classi dietro, speriamo di averne una definitiva. Comunque direi, alla fine veramente una bella gara con tanti sorpassi. Assolutamente. E soprattutto nelle prime posizioni e tutto bene, visto la grande quantità di piloti in pista. Ricordo che le vetture sono veramente tanto diverse tra una e l'altra, e quindi dai. Ci stava chiaramente, insomma, molto un po' di prudenza anche, sì. Quindi bravo Piero perché li hai briffati al meglio. Non abbiamo il podio, siamo in chiusura di questo nostro collegamento in diretta per il Formula 2000 Italian Trophy. Grazie Piero Longhi. Grazie a voi, ci vediamo alla prossima. Alla prossima, ciao. Ciao, ciao, ciao.